Ciao a tutti da Miranda. Sono le 15:35 del pomeriggio, non ho ancora pranzato e colgo l'occasione, visto che faccio appunto questi assaggini che arrivano da un negozio e della Sri Lanka, hanno questi prodotti particolari e quindi ho detto ma volevo prendere dei dolcetti, però ho detto prendo anche un prodotto salato. Dunque presentiamo prima le sarebbero le patatine, insomma, che si chiamano tortolines. E sarebbero dei chips di platano salati, che praticamente sarebbero appunto come quel frutto lì che assomiglia molto alla banana e dalla buccia molto verde. E peraltro il platano è molto ricco, ricchissimo di amidi, quindi mette bella energia, tanta forza. Ecco, vi faccio vedere il pacchetto. Io l'ho acquistato appunto, sapete, tipo quei super mini market, sì, hanno tutti questi prodotti. Ho detto, ma oggi è il caso che ne assaggi qualcuno. Ho una fame. E allora queste sarebbero le chips. Poi ho preso dei biscotti, praticamente sono tre tipi della Maliban New. Sono anche nuovi, nuovissimi, di zecca. Questi sono al cioccolato, c'è scritto crema. Chissà che bontà, non vedo l'ora di assaggiarli, c'ho una fame. Poi ci sarebbero quelli con orange, crema all'arancia, biscotto, sempre della stessa marca o della stessa casa, insomma, come volete dire. È appunto della Maliban. E alla fine l'ultimo pacchetto che dovrebbe essere tipo una specie di noce che in questo momento non mi viene in mente perché a lui, al signore, ho detto cocco, lui mi ha detto sì al cocco, ma a me questo non sembra un cocco, comunque nice. E quindi da dove iniziamo? Visto che non ho mangiato, io inizierei dal salato. Infatti, comincio ad aprire le patatine, le chips al platano e ne metto un pochino nella ciotolina. Infatti, hanno proprio la forma come se fosse appunto la banana. Io l'ho assaggiato una volta, ma il frutto era un po' verde, forse era anche difficile da sbucciare con la buccia molto dura. Ecco, è così, come potete vedere, sì, proprio com'è. Vabbè, assomiglia molto, sentiamo il gusto. Sono molto buoni. Perché sono salati, quindi sono più saporiti del platano quando si compra, appunto, e si sbuccia, che dà più un pochino sul dolce, dolciastro, insomma. Molto buoni, buone. Ne prendo magari un paio insieme. Che ho fame. Veramente buoni. A parte che passerò spesso da questo negozio a comprarmeli. Altro che patatine, perché poi non sono molto salate. No. Hanno appena appena quel saporino delicato tra patatina pie e una specie ecco appena appena di gusto di banana, banana non zuccherata e poco sale. Sì, e naturalmente dovranno essere fritte sicuramente, ma sono buonissime, chi se ne frega. Buoni veramente. Buone. Buone. Scusate un attimo che finisco, che non ho ancora pranzato. Meno male che stamattina ho fatto colazione. Un po' tardi. Ecco, gli ultimi pezzettini. Ma molto buona. E poi non nausea come la patatina.
No, molto buoni davvero. Non me l'aspettavo, ve li consiglio. Sì, vi faccio rivedere la cartina, il pacchetto. Se volete fare una foto, vi giro anche da questa parte, tutte le calorie, tutte quelle menate. Sì. Prova costume, prova costume. Mi tento. Ma sì, ogni tanto qualche patatina. Queste appunto si chiamano tortolines. Quelle mettiamo via. Direi che proprio erano squisite. Adesso io proverei prima. Mi piacciono anche i dolcetti con l'arancia. Io proverei sì. Questo con la crema all'arancia. Chissà che buoni. Più la crema, ragazzi. E poi guardate, ci sono anche i disegnini. Disegnini, guardate che carini. Sì, sapete quando magari dovete organizzare qualche festa, un party? Sì, prendete tipo tre tipi. Io ne ho visti solo questi tre tipi perché poi c'erano gli altri, ma erano biscotti secchi senza crema. E poi vi devo dire che sono anche costati pochissimo, 50 centesimi a pacchetto. Sì, le patatine 1 euro, ma sono buonissime, ci sta, anzi. Dovrebbero costare anche di più. E il pacchettino, guardate, è così, i biscottini, scusate se no mi cadono. Questi sono preziosi, secondo me saranno anche buoni. La cartina è così. Sì, non vi faccio, vabbè, di qua c'è qualcosa di scritto, vabbè, la scadenza, se volete fare una foto da questa parte, che ci vuole un po' la lente di ingrandimento. Così. E sono proprio carini carini, ricoperti con dentro la crema. Adesso li vado a gustare. Mi sa che li ricompro anche questi, davvero, non sto scherzando. Sono molto buoni. Passa per caso da un negozio così, non è mai entrato. Cioè, io sono entrata qualche volta, devo dire appunto la verità, per comprare appunto il platano. Però dopo quella volta, magari le patate, sì, perché fa anche da frutti vendono. Però questi biscotti sono veramente buoni, ma poi anche per quello che costano. Scusate che ne mangio un altro, sono troppo buoni. Buonissimi davvero. Viva Mariban! Proverei questi qua, con questa noce. Nice. Vado ad aprire. Aspettate, perché se volete fare una foto prima che strappo la carta, il pacchettino qua. Puoi girare anche da questa parte se volete fare una foto per le calorie, tutte quelle cose là. Oggi fa ancora caldo. Dopo la pioggia di stanotte ha diluviato tantissimo. Ci stava così bene. Adesso è arrivato ancora il caldo. Voglia di vacanza. Ma quando? Mamma mia, dalla curiosità sto strappando tutto il pacchetto. Queste praticamente sono senza crema, è come se fosse un biscotto secco. Quelli là sono anche carini, tutti decorati, sì. E questi hanno sopra lo zucchero, dovrebbe essere di canna. Perché dopo me ne prendo uno intero perché si è spaccato, scusate. Aveva ragione, sono al cocco, perché il disegnino sembra cocco, ma poi mi fa venire in mente una noce, che sarebbe appunto la frutta secca, che era la noce in questo, è una noce particolare, ecco. Chissà se qualcuno di voi che sta vedendo il video vi viene in mente questa noce. Sono buonissimi, ve li consiglio. Sono al cocco,
hanno praticamente, sapete quelle scatole di latta che si comprano a Natale? Io ogni anno ne prendo sempre qualcuna, ho riempito la cucina piena di latte, di scatole di latta, no? Latte non si dice, scusate, che in Sicilia usano un po' questi termini, quindi non mi capite. Quindi sto cominciando da capo e ogni anno appunto queste scatole di latta hanno tutti quei disegnini, ecco, sapete i biscotti che ci sono dentro? Che ci sono appunto tutti i gusti al burro insieme al cocco, sì, da così. Ecco, e questi sono uguali, però si sente molto il burro e sono molto buoni. Buoni! Saranno buoni anche bruciati nel tè o nel cappuccino. Che bontà! Anche nel tè non zuccherato, perché avendo questa granella di zucchero, io eviterei di mettere lo zucchero. Vi faccio vedere il biscotto com'è. Praticamente c'è scritto Mirela. Mirela. Chissà perché Mirela? Boh, forse perché quella che ha fatto il biscotto si chiama Mirela. Non lo so, ci sarà qualche significato. E beh, il pacchetto ve l'ho fatto già vedere perché si è spaccato. Comunque sì, il biscotto è fatto così, una specie di oro saiba, insomma, con i bordi tutti scheggiati, un po' così. Però sì, è molto buono. Mangio quest'altro, scusate. Che bontà. E adesso questi qua, che saranno sicuramente con la crema dentro al cacao, cioccolato, praticamente è lo stesso pacchetto di quella all'arancia. Quindi c'è in questa versione orange, versione cioccolato. Quelli all'arancia mi sono piaciuti tantissimo. Sì, davvero. Non perché abbia fame, però altrimenti avrei fatto una faccia strana, insomma. Avreste capito subito. Ma questi sono molto buoni davvero. Io li vado ad aprire. Saranno, volevo dire. Cioè, già me lo sento. Poi magari no, poi magari mi deludono. Scusate che bevo un pochino di acqua, così gusto meglio il biscotto. Ecco. Sì, hanno lo stesso disegnino di quelli all'arancia. Anche da questa parte sono decorati, ma quello, questi messi in un vassoio farebbero anche un figurone. Sì, un mega party, non so, un picnic. E la foto, vabbè, è inutile che magari dall'altra parte, perché dall'altra parte ci sarebbero tutte le calorie, le cose. Ma ho strappato già il pacchettino, scusate. E vabbè, adesso vado ad assaggiare. Non è male, il mio preferito è quello all'arancia, non è male, però appunto ha un gusto tra le gocciole insieme ai pandistelle, biscotti pandistelle, sì, è un misto e la bocca resta un po' asciuttina, invece con quello all'arancia, lo vado a riprovare, scusate. Mi è piaciuto troppo, è troppo buono. Ecco, questa è una crema un pochino più morbida. E poi ha proprio quell'amarino appena appena, ma non si sente neanche. La crema morbidissima. E anche il biscotto è più friabile. Invece questo è il cioccolato. Secondo me sono più asciuttini, però sono buoni e non sono male.
Mi consiglio negozi dove hanno i prodotti della Sri Lanka. Guardate, veramente non me l'aspettavo. Ho detto non ho mangiato, non ho pranzato. Poi avrò anche queste cose, chissà come saranno. Invece sono molto buoni. Quando vi passerò, farò i complimenti al ragazzo, al signore. Così gli do anche il mio nome del canale. Magari mi fa le visualizzazioni per iscriversi, non credo, poverino. Non avrà forse neanche internet, non lo so. O magari sì. Però devo fare i complimenti, veramente, perché se li merita. Quindi ragazzi, andate a comprare questi prodotti, sono veramente buoni, ma proprio tanto. Un saluto da Miranda e la prossima ovviamente io, quando finirò il video, dovrò mangiare ancora qualcos'altro, qualche patata almeno, chips, perché sono molto buone, tutto buono squisito, a parte con che biscottini al cioccolato così, però non sono male. Sono buonini anche questi, davvero. Ciao ciao a tutti, un abbraccio da Miranda e spero di rivedervi al prossimo assaggio, al prossimo video. Ciao ciao.